Due gli appuntamenti importanti per la diocesi teramana nei prossimi giorni. Sarà riconsegnato infatti il campanile della cattedrale Aprutina il prossimo 6 aprile alle ore 18 in Piazza Martiri della Libertà, dopo i lavori di messa in sicurezza, un segno importante di rinascita, così come è stato definito dal vescovo Leuzzi. Sono contento che il Comune di Teramo, che ha la responsabilità nella ricostruzioni del campanile, abbia portato a compimento anche in tempi anche abbastanza rapidi. Io penso che quando le istituzioni camminano insieme si può davvero creare le premesse per guardare avanti con serenità. Io penso che se camminiamo insieme si possono risolvere anche quei problemi che tante volte sono piccole situazioni di carattere burocratico. È un segno che può veramente far ripartire la città, anche tutta la diocesi, perché il campanile è la cattedrale della diocesi, e dunque io spero molto che intorno al campanile si ritrovi sempre più quell'unità e quel desiderio di camminare insieme. Secondo appuntamento importante per la città di Teramo, la novità che riguarda la Via Crucis in programma per il 12 di aprile, che per la prima volta si svolgerà all'interno del Teatro Romano. Sono molto contento di vivere questa esperienza, ma soprattutto di riportare i giovani al centro dell'attenzione, del protagonismo, perché saranno i giovani delle parrocchie di Teramo ad animare la Via Crucis, a riscoprire il senso pieno della croce e che, come mi sono permesso di ricordare nella mia lettera, sia quella precedente, sia quella di marzo, come quella di aprile, davvero l'annuncio della risurrezione preparata attraverso il coinvolgimento dell'esperienza della croce vissuta insieme con il Signore, rappresenta il grande annuncio che oggi è davvero necessario perché gli uomini del nostro tempo, soprattutto i giovani, lo ha ribadito anche il Papa nell'esortazione apostolica prosinodale, devono fare esperienza che non sono soli e dunque stringersi intorno alla croce significa avere la certezza che la Pasqua sarà la grande esperienza di una risurrezione.